Buonasera cari amici, eccoci qui con la terza edizione della rassegna stampa di oggi, 27 gennaio 2018. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Rattoppo di legno sui binari, il guasto segnalato da giorni. L'indagine per la procura, le responsabilità vanno ricercate nel gestore della rete, cioè RFI. Un operaio aveva avvisato, ma si è deciso per interventi provvisori. Il guasto c'era e come? Non al carrello, ma alla rete ferroviaria. Appunto alle rotaie. Non solo, era stato segnalato di più, un intervento tampone era stato fatto e quindi, ma il rattoppo con un banale pezzo di legno disgraziatamente non ha retto. Per comprendere le cause giovedì mattina hanno provocato il deragliamento del treno di Trenord, un chilometro dopo la stazione di Limito di Pioltello nel Milanese, provocando la morte di 3 donne, oltre 47 feriti, di cui 5 ancora gravi. Bisogna appunto tornare al cosiddetto punto zero, ovvero dove sta il giunto al quale mancano 23 centimetri di acciaio. È molto grave questa, cari amici. E appunto sull'incidente ferroviario di Pioltello, 4 operai di RFI sono stati sorpresi al lavoro nell'area sotto sequestro, denunciati tutti per violazione dei sigilli. Secondo quanto riferito da fonti della polizia e da alcuni testimoni, gli operai stavano effettuando rilievi con uno strumento per verificare la consistenza dei binari a pochi metri dal punto dell'incidente. Rete Ferroviaria Italiana ha detto che hanno superato la zona inavvertitamente. Centrodestra, Berlusconi lancia Galliani, Cesare indagato per voto di scambio e i condannati Ridaldi e Papateu. I volti dell'azienda e quelli del pallone, insomma una ex tronista e una ex candidata a Miss Italia. Poi gli indagati per voto di scambio, per corruzione elettorale e i condannati per sperperi nella gestione di un ente. Insomma. Ma anche Antonio Dalì, di nuovo a processo con l'accusa di concorso esterno a Cosa Nostra. Va così componendosi la lista elettorale del centrodestra. Tommaso Cerno, il passato da candidato di AN e addetto stampa di un politico UDER prima dell'approdo al PD. Giornalista che venerdì ha ufficializzato la DR Repubblica, nel 1995 corse per le comunali di Udine nelle liste dell'allora neonato partito di Fini. Non fu eletto. L'anno dopo iniziò a impegnarsi nell'Arcigay. Poi a cavallo, tra fine anni 90 e 2000 lavorò con Mauro Fabris, politico vicentino con un passato nella DC e allora sottosegretario in quota Mastella. Poi la carriera nel gruppo Espresso. Belluno ritrovato sotto il ponte di Cadore, il corpo della quindicenne scomparsa. La ragazzina, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Cortina d'Ampezzo, dopo scuola sarebbe scesa dal pullman che la stava riportando a casa e si sarebbe gettata dal ponte. Che dispiacere, cari amici, questo, eh? Bene così, cari amici, con questa termina la nostra rassegna stampa della terza edizione di oggi, 27 gennaio 2018. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione.